Come diceva Gerry Scotti, signori, buonasera! Buonasera, e viva l'amore! Ah, sì, 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 viva l'amore, sì. Scusa. Siamo proprio di tema d'amore oggi. Metto un po' di, non c'è musica romantica da... No, credo ci sia. Mettiamo un po' di sogno d'occhi aperti. Vediamo un po', siamo in attesa. Che dici che al giorno d'oggi trovare l'amore è come un sogno per te. No, vabbè, dai ragazzi, l'amore arriverà per tutti. Esatto, perché stiamo parlando di amore? Perché oggi è la puntata speciale sul San Valentino, diciamo. Esatto. Quindi, stesso come... format riportato come quello di Natale. Ah, a tema San Valentino. Come? Perché noi, dato che noi rispettiamo le promesse, come avevamo detto appunto qualche live fa, per quanto riguarda Natale, abbiamo portato lo speciale di San Valentino. Esatto. Quindi, lo stesso modo della scorsa volta, porteremo ciascuno tre film che ci hanno colpito di più sul tema dell'amore. In generale parleremo appunto di questo tema, del rapporto ai nostri film preferiti. Come va l'amore, ragazzi? Ma iniziamoci a parlare di dichiarazioni. Vabbè, allora, diciamo per quanto riguarda San Valentino ci sono pareri, insomma, contrastanti. Che sia una onesta capitalista. Vabbè, sì, assolutamente. Trionfo del consumo. Vabbè, esatto. Poi, perché ricordiamo, San Valentino è ogni giorno. Esatto. Amate le vostre donne, uomini, insomma, ogni giorno. Non aspettate una festa. E dopo questo piccolo... Incoraggiamento, insomma. Pubblicità, progresso. Esatto. Partiamo, insomma, con la puntata. Partiamo da Nicolò. Vabbè. Dai. Allora, io vi prenderò l'onere di iniziare. Prima la sigla. Ah, è giusto! La sigla. Esatto, prima la sigla. San Valentino, un santo la cui festa è cara a molti. Eccoci qua, tornati. Eccoci qua. Per parlare di San Valentino, il cui santo è caro a molti. Esatto. Ricordiamo che dopo il 16 è San Faustino. No, il 15 è San Faustino. Sì. Giustizia per San Faustino. Che è la festa dei singoli. Ah, davvero? Sì, esatto. Cornuti? Non so. Vabbè, comunque, ci hanno poco portato in amore. Torniamo a... Comunque, Nicolò, dai. Sì. Ok. Allora, quindi partirò io. E prima parlavate, no, di che cos'è il San Valentino, e Camilla ha risposto il silenzio, giusto? Esatto. Per commentare tutto. E il primo film che ho portato oggi si chiama proprio Il silenzio sul mare. Wow. Ora, la mia idea generale nella scelta dei film era quella di trovare tre titoli che non fossero particolarmente noti, proprio da, diciamo, sfruttare questo spazio come occasione anche un po' per divulgare su un cinema, possiamo dire, anche un po' perduto, se si ragiona in una logica di ricerca. Per esempio, questo è un film che è uscito nel 91 di Takeshi Kitano, ha la caratteristica di essere l'unico film privo di violenza all'interno della filmografia di Kitano. Tra l'altro celebre anche per il famoso Takeshi's Castle, che sicuramente avete visto, con tutte le cazzate, i salti dalle Takeshi's Castle. Lui è anche noto come, con il nome d'arte di Asakusa Kid, che è il suo quartiere di riferimento in Giappone, dove lui si firma come Beat Takeshi, e fin dall'inizio faceva cabaret e poi è anche finito nel circuito del cinema indipendente. Oggi Nicolò ha studiato. Esatto, sono preparato. Cari quei bravi ragazzi, voi avete Paolo, noi abbiamo Nicolò. Assolutamente. Sì. Perché parlo di questo film? Perché questo film è un film meraviglioso, che parla di una storia di amore tra due ragazzi
sordomuti, un ragazzo e una ragazza, e in particolare il film segue la vicenda di questo ragazzo che durante il suo lavoro da netturbino, spazzino delle strade, si imbatte in una tavola da surf rotta e decide di provare a ripararla. Da questo momento in poi parte la vera e propria storia d'amore del film, che è tra lui e la sua tavola. È un film di enorme denuncia nei confronti della società giapponese e della sua visione anche discriminatoria nei confronti dei disabili e di chi non condivide una visione competitiva anche della vita. È un film di amore, sembra anche una dichiarazione d'amore nei confronti del surf. Ed è strano perché, per esempio, Kitano non ha avuto mai esperienze legate al surf, anche dal punto di vista biografico non ci sono legami da questo punto di vista, però è molto interessante e ricco di silenzi. Un'altra curiosità è che chi si è occupato della colonna sonora, che è stupenda, è lo stesso Joe Isaishi, che si è occupato anche della colonna sonora del Mio vicino Totoro, della Principessa Mononoke. Quindi si parla, diciamo, non il primo. Si parla di un prodotto di altissimo livello, vi consiglio assolutamente di vederlo, oltre che essere proprio una dichiarazione d'amore nei confronti del Giappone, proprio anche il Giappone balneare, il Giappone dei luoghi che per loro sono comuni, ma per noi invece sono tanto speciali. Ora, da qui fai un salto, però, piccolo, dal Giappone alla Corea. Ok. Quindi in Asia. Esatto, si resta in Asia e si parla di un film di Kim Ki-duk, uno dei suoi più famosi, che si chiama Ferro Terry. Questo film invece segue le vicende di un ragazzo che lavora porta a porta per affiggere dei volantini di un ristorante. Oltre a fare ciò, si introduce nelle case che incontra lungo il suo percorso fatto in moto. Appena entra in queste case, la prima cosa che fa è fotografarsi a mo' di selfie, nell'era pre-selfie, perché il film è del 2004, con dietro le foto... Se non sbaglio anche il regista di... di Bob Mapico? La battuta del Mosca. Ritornando al filo principale. Nelle case, esatto. Si introduce nelle case altrui e si fa una fotografia con le foto dei cari proprietari di quella casa. Fai conto, cioè una scena nel quale lui si fotografa con una famiglia dietro, madre, padre e figlio. E che cosa succede? Durante il suo viaggio incontra una donna che viene picchiata da suo marito e vive in una situazione quasi di reclusione, in questo rapporto malato. I due si innamorano. E il film da lì segue il rapporto di amore, anch'esso non verbale, tra questa coppia. Poi bisognerebbe fare un excursus su Kim Ki-duk, che è un autore particolare, che ha nel silenzio e anche nel rifiuto dell'utilizzo delle parole il punto focale. Perché, come ha dichiarato in un'intervista, lui, tramite un'esperienza che ha fatto in Francia, per vari mesi è dovuto essere in Francia per motivi lavorativi, si è accorto di come il linguaggio del corpo e appunto la comunicazione non verbale delle persone dica molto di più delle parole stesse. E quindi ogni suo film è un po' un testamento, diciamo, nei confronti di questa considerazione. E questo è uno dei film più belli, oltre anche ad avere alcuni elementi eterei, soprattutto nel finale, perché non si capisce bene se ci sono degli elementi, chiamiamoli fantasy, legati alla figura di questo ragazzo e al rapporto tra la coppia, che, ripeto, è un rapporto di sguardi, è un rapporto di silenzio, è un rapporto molto bello anche da vedere e, secondo me, toccherebbe la sensibilità di chiunque. E anche questo è un film che, cercando, uno cerca Ferro 3, non trova niente, è difficile che trovi quel film. E quindi mi sembrava interessante parlarne. E poi chiudo invece tornando in Europa e parlando di un film di Eric Rohmer. Eric Rohmer, uno dei principali esponenti, nonché fondatore della Nouvelle Vague, movimento francese che segue la tendenza del dopoguerra a rendere un cinema molto più documentarista, molto più reale,
Capito, quei bravi ragazzi, la qualità, la qualità. Per descrivere, poi a seconda del regista si trattano vari aspetti, per esempio nel caso di Romare a lui interessano le relazioni, nello specifico proprio le relazioni amorose. Infatti suggerisco di riscoprire tutta la filmografia di Romare, soprattutto se vi piace questo film, che non ho ancora nominato, Racconto d'estate, o come è stato tradotto in Italia, Un ragazzo tra le ragazze. Un film che è girato quasi interamente in spiaggia e che segue le vicende di un attore che, peraltro, se per, per le fan femminili, diciamo, ricorda anche un po' uno Chalamet ante litteram. Sì, è l'ultima scena. L'ultima scena, sì. Spero di non parola. Poi dopo ci sarà qualcuno che verrà tradito, insomma. E ricorda, gallo. Sì, il protagonista del film ricorda un po' uno Chalamet ante litteram, con la differenza dobbiamo verificare sì, con la differenza che lui ha più di tre espressioni. Quindi scorsa puntata abbiamo assodato che Paul Mascal, però sì però che abbia più di tre espressioni non è detto che sia lo so però per gli amanti di Chalamet. Esatto. Comunque, tornando alla descrizione del film, questo differisce rispetto agli altri perché invece è un film che si focalizza sulle parole, sui dialoghi, è un film quasi interamente basato sui dialoghi. Che cosa succede? Questo ragazzo va in vacanza in spiaggia perché vuole avere l'occasione di passare del tempo con la sua, con la ragazza che gli piace, che lo verrà a trovare in questa zona bellissima della riviera francese. Facendo ciò conosce un'altra ragazza che lavora lì come cameriera e il film vira nel rapporto tra loro due, che all'inizio è un rapporto di amicizia, ma piano piano si trasforma sempre di più. Dopodiché incontra anche una terza ragazza, che invece rappresenta di più la sfera passionale dell'amore, perché è la più procace delle tre e oltretutto è delle tre quella che lui conosce meno. Quindi ha di più l'elemento di mistero, se vogliamo è anche un po' la femme fatale delle tre. Il film è tutto incentrato sull'indecisione del protagonista in riferimento a che cosa fare con queste tre ragazze. Ho preso. No, purtroppo non finisce così, però il finale è molto bello, anche se non finisce in questa maniera. Non è The Dreamers. Purtroppo, non è l'ho da Spagna. E niente, vi consiglio di scoprire tutta la filmografia di Romare e nello specifico questo film, perché è veramente bellissimo, un'esperienza e da vivere in coppia è servitoso. Con questo ho chiuso la giornata. Nicolò, indice di qualità, grazie mille. Ricerca e studio. Capito per voi ragazzi. Assolutamente. Tommaso! Tocca a me allora. Diciamo che i film che ho scelto, sulla falsa riga anche un po' di Niccolò, non hanno propriamente a che vedere con il tema dell'amore, ma utilizzano l'amore come colonna portante per parlare poi di altre cose che in realtà hanno molto a che vedere con l'amore. E questo forse per via del fatto che, un po' per mia mancanza di deformazione professionale in merito, sono pochi i film romantici che effettivamente mi piacciono, perché probabilmente per parere soggettivo mio, è molto complicato parlare in maniera interessante dell'amore, o almeno che mi riesca effettivamente ad interessare. Andiamo a cosa dice Fabrizio. Il mio film d'amore preferito è Storia di un matrimonio ma senza finale. Ogni volta che lo guardo mi ricordo la mia... No, molto triste. No, mi piace soffrire. No. Chi è? Aspetta. Attenzione. Com'è possibile? Che è successo? Non so che sia successo, vabbè, ospiti da te. Vabbè, comunque. Stavo dicendo che praticamente quando si parla dell'amore è molto facile cadere nella banalità, perché l'amore come concetto c'è molto spesso sotto gli occhi, nella vita di ciascuno, ne sentiamo molto spesso parlare, c'è addirittura una festività a suo nome. E quindi cadere anche in quell'immagine, come viene vista un pochino come culmine della vita di ciascuno, quei concetti sociali come devi figliare per forza per completare la tua vita, devi avere qualcuno accanto per non sentirsi solo, è molto facile che accada. Ma ci devi dire qualcosa? Dell'uomo pesce? No, quello torneremo alla Marvel il prossimo. Esatto. Quindi molto spesso, ecco, cioè i film romantici mi sembrano banali, ma è molto facile che mi interessino in realtà. Proprio perché
in realtà con l'amore si possono tirare fuori dei concetti che sono veramente molto interessanti quando si esce dal canone che ci viene appunto propinato molto spesso. Motivo per il quale, come dico sempre, è facile che io trovi un film romantico banale, ma i film romantici sono anche quelli che preferisco, perché quando si tira fuori invece un concetto che è interessante da questo, c'è un filmone come quelli che ci ha già esposto Nicolò. E proprio partendo dai film che preferisco, che parlano appunto di questo tema, ho preso un film del 94 per la regia di Michael Redford in collaborazione con Massimo Troisi, ovvero Il Postino. Il Postino è un film che parla d'amore, ma come dichiarazione d'amore a qualcos'altro, che è la poesia. In realtà la poesia e l'amore all'interno di questo film, che poi è la conclusione di una carriera di un artista, di un comico, di un attore, di un regista che ha in realtà dato la sua intera filmografia al concetto dell'amore in varie sfumature che possono essere la malinconia, la piacevolezza dei primi approcci, così come anche la tristezza di un rapporto finito, e che trova appunto all'interno del Postino quella che è la massima espressione di questo concetto attraverso appunto la poesia. La storia infatti è quella di Mario, un abitante di quest'isola sperduta in un arcipelago meridionale che poi in realtà è l'isola di Capri, anche se nel film non ci viene mai esplicitato quale effettivamente sia, e che vive una vita disillusa alla giornata. E questo per via del fatto che il piccolo spazio in cui si trova ad abitare, in quest'isola di massimo 50 abitanti, rappresenta al massimo quello che lui invece vorrebbe fare. Dovrebbe fare il pescatore perché è un lavoro che viene ereditato appunto dai suoi familiari, ma non si ritrova all'interno appunto di questo lavoro. Motivo per il quale è disoccupato e per accumulare qualche soldo si ritrova a fare il postino. Però capiamo che appunto all'interno di un'isola di poche persone, per lo più 50 abitanti, fare il postino non è proprio un lavoro che impiega tutta la giornata, finché per via dell'esilio Pablo Neruda, siamo negli anni 50, per via delle sue ideologie comuniste, viene esiliato appunto nell'isola di Capri, dove si ritrova a vivere. E da qui nasce uno stretto rapporto tra Pablo Neruda e appunto Mario, il protagonista della pellicola. Un rapporto che è una profonda amicizia, un rapporto tra maestro e allievo, in realtà che è reciproco, perché ciascuno impara qualcosa dalla vita, attraverso poi la poesia che diventa una dichiarazione d'amore, ma anche la rappresentazione dell'amore stesso. Una forma, in un certo qual modo, che utilizziamo per fuggire da quella che è la disillusione che ci circonda. Quindi è uno strumento rivelatore, la poesia nel film, ma è anche uno strumento che ci distrae. E l'amore però viene rappresentato all'interno del film attraverso varie tipologie, che possono essere, come ho già detto, l'amore verso la poesia, come l'amore verso la natura, quindi la poesia incarnata anche dai suoni della natura di quest'isola, che poi da Mario, nel corso appunto della sua amicizia con Pablo, verrà riscoperta. Perché tutte quelle costruzioni sociali che gli pesavano, il dover per forza ereditare il lavoro della famiglia, erano appunto delle illusioni che lo circondavano, le bellezze che lo circondavano, quindi ancora la poesia come disillusione. Fino a trovare poi nei 50 abitanti dell'isola un amore che è anche più concreto, più passionale verso Beatrice. Beatrice ovviamente è un nome che ha una tradizione poetica. Ed è in questo amore che suggellerà quella che è la sua esistenza, ma non il fine effettivo dell'esistenza stessa di Mario, che comunque andrà poi a concretizzarsi anche nell'abbracciare le ideologie politiche di Pablo. Tuttavia l'amore che viene rappresentato nel postino è un amore stupendo, perché è un amore, anche quello che c'è tra Mario e Beatrice, che non ha bisogno del contatto fisico, non ha bisogno comunque di un concretizzarsi attraverso anche una sessualità passionale, ma che diventa passionale nelle parole che si scambiano, perché la poesia che Mario dedica a Beatrice attraverso gli insegnamenti di Pablo Neruda è una poesia che è di un'eroticità pazzesca, ma che allo stesso tempo abbraccia una poetica fantastica, è l'essere erotici attraverso le parole e non il contatto fisico. Tornando poi in questo rapporto tra amore e arte, passerei tipo al secondo film, ovvero qua cadiamo in uno dei classici della mia infanzia, perché mi hanno accompagnato da quando sono piccolo, questi tre comici. È un film di Aldo, Giovanni e Giacomo, che è stata anche la colonna, che ha fornito anche la colonna sonora a molte mie delusioni d'amore. Il coso sul comò. Bravo! No,
fa parte della prima trilogia appunto di Aldo, Giovanni e Giacomo, ovvero Chiedimi se sono felice. Chiedimi se sono felice penso che sia il film più bello che abbiano fatto per quanto riguarda la loro prima trilogia, che a molti... Allora, il postino no. Come il codice per... Ah! No, no, il postino no. Come il codice per indicare Maria De Filippi. Esatto, esatto. C'è posta per te. Anche... E anche in questo caso, appunto, il concetto tra amore e arte è molto legato. Questo film fa parte, tra l'altro, della prima trilogia con la regia firmata da Massimo Venier, che è una regia che sicuramente non ha dei picchi tecnici elevatissimi, ma che nella sua semplicità riesce ad avere delle chiavi metaforiche molto interessanti, come ad esempio, ora se capiranno chi ha visto il film, quelli che hanno visto il film, la sfera che cade con la piccola angolazione, e fondamentalmente il film parla di questi tre amici, Aldo, Giovanni e Giacomo, che si ritrovano a vivere una vita come Mario nel postino, disillusa un po' la giornata, tra l'altro abbracciando l'arte anche se non riescono a concretizzare la loro carriera in quell'ambito, perché Giacomo è un doppiatore a cui fanno doppiare in realtà i personaggi di contorno, la gente che tossisce nell'angolino, quindi comunque personaggi che non hanno rilievo nelle pellicole che doppia. Giovanni invece è letteralmente un manichino in un centro commerciale, fa il mimo, e invece Aldo è un disoccupato che tuttavia nel tempo libero fa tipo anche lui delle figure di contorno all'interno dell'opera, che è corrispettivo del fare l'albero nelle recite all'asilo, fondamentalmente. E il film però parla anche di un sogno di questi tre, di voler girare quella che è un'opera teatrale, ovvero il Cyrano di Bergerac, nel mentre Giovanni si innamora di una ragazza, che è appunto Marina. E a me è piaciuto molto questo film sul tema dell'amore, perché ha un modo di rappresentarlo molto vicino a quella che è in realtà la cattura del reale, perché si sente veramente tanto innanzitutto l'alchimia che c'è tra loro tre, e l'alchimia tra anche Giovanni e Marina, perché comunque si conoscevano loro quattro già da un sacco di tempo, e il modo in cui riescono a catturare questo sentimento è veramente di un realistico pazzesco, anche perché raccontano in realtà quella che potrebbe essere l'evoluzione fondamentalmente storica nella vita di ciascuno, di come prosegue una relazione tra degli amici e in una relazione amorosa, il fatto che possa finire da un momento all'altro, oppure che piccoli errori che vanno a sommarsi appunto nel corso del tempo, come dicevo prima, la sfera che cade sul piano inclinato, vanno poi a creare delle conseguenze irreparabili. Infatti il film, molti dicono che faccia parte appunto di una trilogia, che sarebbe fondamentalmente quella dei primi tre film di Aldo, Giovanni e Giacomo, ovvero quella dell'amicizia, perché se ci si pensa, Così è la vita rappresenta il nascere di un'amicizia, Tre uomini in una gamba invece la storia di un'amicizia in corso, mentre Chiedimi se sono felice è proprio la fine di un'amicizia. Perché, scusate Tommaso, se sì, ricordatevi sì. Che l'amore rovina l'amicizia. Esatto, però le può anche far riappacificare. Beh, assolutamente. Nel film, quindi l'amore, appunto come dice Antonio, è visto come un veicolo di distruzione, ma anche di unione allo stesso tempo. E parlando appunto del rapporto tra distruzione e unione, per quanto concerne... Microfoni. Matteo. Ci senti? Si sente? Vabbè, dateci feedback, insomma. Se... Si sente bene? Magari avvicinatevi di più quando parlate. Pronto. Prova, feedback. Vabbè. Via, continuiamo. L'ultimo film invece di cui volevo appunto parlare... C'è il microfono della Campi. Microfono della cam? Aiuto. In che senso? Cos'è? Devo fare. Confusione. Sì, un attimo, una pausa tecnica. Vediamo un po'. Il bello della diretta. L'output 3 quarti. Allora, ci sono qua. Allora, Matteo. Ci sono. 4 output UFX 1024 output 3 quarti begin UFX eccetera eccetera audio digitale S slash PD high definition audio, questo device, vabbè proviamo, vai, proviamo. Come ci senti?
Adesso come si sente? Come ci sente? Sentiamo il feedback, vediamo un po'. Che tarda ad arrivare. Sì. Mentre ci hanno messo male. Però proseguiamo perché sì, probabilmente ci sentiamo in chat comunque. Sì. Vabbè. E quindi il terzo film di cui dovrebbe essere Main Event. Vediamo un po'. Non c'è. Non c'è. Fantastico. Costa. Vabbè, proseguiamo con quest'altro. Allora, il terzo film, appunto, stavo dicendo, è un film che parla, forse ancora più rispetto ai precedenti, dell'amore in questo caso, perché è veramente un messaggio di speranza come viene rappresentato. È un film del 2004, questo, tra l'altro nominato agli Oscar come miglior film, di Miyazaki, Hayao, fa parte dello studio Ghibli, è ovviamente Il Castello Errante di Howl. Io penso che questo possa essere ritenuto un vero e proprio capolavoro perché c'ha una colonna sonora bellissima, delle animazioni incredibili, una storia che è pazzesca da questo punto di vista. E soprattutto, vediamo. Mi ha chiesto Matteo di mandare. Okay. Sì, grazie Matteo. Ok. Grazie Mosca. Grazie al Mosca. Sì, sicuramente. Dai, comunque. E quindi, e in più rappresenta al 100% l'intera filosofia dello studio, ovvero il rappresentare un qualcosa di terribile attraverso una leggerezza incredibile, perché nel film si parla di morte, di distruzione, di guerra, tuttavia anche con una leggerezza appunto incredibile fatta anche di piccoli momenti, come il godersi un pasto di fronte alle persone che si ha più care. La storia è appunto quella di Sophie, una giovane ragazza che lavora all'interno appunto di un negozio di cappelli, che si ritrova un giorno a sfidare appunto una malvagia strega che la trasforma in anziana, e da lì ci sarà il susseguirsi di avventure legate all'incontro con un terribile mago, ovvero appunto Howl, che si scoprirà in realtà essere più fragile di quello che si pensava all'inizio. E questo perché la storia e i personaggi che avvolgono tutto il racconto che ci viene regalato da Miyazaki è una storia fatta da personaggi fragili, disillusi, impauriti soprattutto. Nel caso appunto di Sophie si parla di una ragazza che appunto anche prima di essere vecchia si sente già vecchia perché esteticamente non si piace, è quasi più anziana e adulta di sua madre, e che nella riesce a raggiungere quella che era la sicurezza in se stessa che le mancava, anche grazie all'incontro appunto con... Ora come va? Penso meglio. Va meglio? Ci siamo, ok, grazie, grazie mille. Alla e regia. Viva. Ok, infatti appena sono aumentati pure i visitatori, appena abbiamo aumentato l'audio, sì, giustamente. Proprio... Audio ok, vai, perfetto. Perfetto, dai. E niente, e quindi sono personaggi quelli che viene che fanno parte appunto di questo racconto, che sono tutti imperfetti, impauriti, e che trovano nei personaggi, negli altri personaggi che incontrano, il loro completamento. Ed è questo un concetto stupendo, perché secondo me è molto vicino da questo punto di vista anche al mio concetto personale di amore. Non bisogna trovare una persona che è completamente identica a noi, ma è come cercare di trovare fondamentalmente il pezzo del puzzle che manca. Quando colleghiamo due pezzi di puzzle, sono diversi l'uno con l'altro, però allo stesso tempo si incastrano perfettamente. Che cucciolo, Tommaso! Ed è questo in realtà anche il concetto che vuole portare il film, perché i personaggi che ci sono tutti legati da paure, eppure personalmente, a livello di personalità, sono tutti completamente diversi. Sophie, come stavo dicendo, è molto insicura. Howl, allo stesso tempo, è molto... insicuro, ma una personalità completamente diversa rispetto a quella di Sophie, motivo per il quale Howl e Sophie si trovano bene assieme, si completano fondamentalmente a vicenda, spezzandosi quelle che letteralmente nel film e metaforicamente per quello che il film vuole raccontarci sono delle vere e proprie maledizioni. Tommaso, hai un ammiratore? O ammiratrice, non si sa. Anch'io sono innamorato di te, tranquillo. Oddio, no, sei innamorato? Sì. Vabbè, siamo vicini a San Valentino, ormai siamo tutti innamorati. Volevo salutare il mio amico Elia che si è tatuato sul tricipite testa di rapa. Quindi... Bello. Ah no, pensavo Cineco. Ecco, poi testa di rapa è proprio quello lì. A me fa un sacco pena nel finale, vabbè, spoileriamo un pochino. Quando c'è lui che
fondamentalmente è innamorato di Sophie, però aspetterò che i mutamenti dell'animo cambino perché ci sono Aul e Sophie che si amano. Vabbè, comunque torniamo al fatto che l'amore tuttavia nel castello errante di Aul è anche figo, il fatto che tuttavia il fatto che le persone si completino a vicenda non rappresenta esclusivamente il completamento della vita di ciascuno, perché è anche un amore politico. Lo sfondo del film alla fine è una guerra che, di cui non sappiamo neanche le motivazioni, perché molto spesso, come avviene nella filosofia del Ghibli, non è importante la motivazione per la quale si fa una guerra. La guerra è stupida a prescindere, e poteva essere la guerra o poteva essere un altro motivo per il quale gli uomini si fanno del male per motivi stupidi ed egoistici, quando in realtà basterebbe semplicemente parlare l'un l'altro e capire che, nonostante le varie diversità, si hanno veramente tanti punti in comune, che è anche appunto la metafora in questo caso dell'amore, che in Aul, come tanti altri film, come può essere Avatar, fornisce quindi una chiave di lettura sì sentimentale ma anche molto molto politica. E con questo chiudo per adesso. Grazie Tommaso. Prego, prego. Grazie. Per questo e altri consigli amorosi scrivete pure in chat a Tommaso, che risponderà alla posta del cuore. Dateci le vostre vicende, così almeno, i vostri drammi, i vostri lieto fine, insomma. Non so, vogliamo rimandare lo stacchetto adesso che c'è un po' più giusto, di gente? Yeah, giusto. E quindi niente, stacchetto. Sigla. San Valentino, un santo la cui festa è cara a molti. Ragazzi, oggi abbiamo problemi. Non lo so. Problemi tecnici oggi. Dateci un feedback. È comparso il volume nello stacchetto? Aspettiamo. Volevo dire. Bello, grazie. C'era il volume. Al C e il per C è in onore tuo. Sì, sì, sì. Ma che poi effettivamente ora non sentiamo la musica noi. Ma il volume, c'era il volume, però ci dicono. Ah, ok. Noi non lo ascoltiamo. L'importante, però, vabbè, l'importante, no, è questo. Vabbè, allora non dovevo abbassare il volume perché l'ho alzato. Ok. Ora sento tanto. No, era stata colpa mia perché non sentendo la musica pensavo che fosse problema, non solo l'ho abbassato. Oggi sì, oggi i problemi tecnici, oggi... vabbè, dai. Almeno dai, non ci viene nessuno a bussare e cacciarci via. Esatto. Ogni riferimento è problemi così tecnologici. Perché Cineco è contro il sistema, quindi esatto. Abbasso il consumismo. Comunque, ora intanto smanetto qua, se Camilla... Io sono qui oggi per parlare delle commedie romantiche e riportare al centro la cultura pop. Meno male. Sì, perché mancava in questa puntata. E ho scelto tre commedie romantiche da decenni diversi per fare un po' di salti temporali. E il primo film di cui vi parlerò oggi è Working Girl, una donna in carriera, del 1988. È un film tipico degli anni Ottanta che precede di un solo anno Harry ti presento Sally, la più famosa commedia romantica film, esatto, di quel periodo. Ma anche Working Girl è stato un film estremamente importante, tanto che ha vinto diversi premi, fra cui Golden Globe. Audio? No. Ci sentite? Porco. Audio sparito. Audio sparito. No. Si aggiusta. Adesso? Ci sentite?
Solo Camilla. Vabbè, il che comunque, nel senso, se parla lei alla fine... Censura le donne. Ora ci sentite di nuovo? Oggi problemi tecnici. No, ma forse è il problema di quel microfono. Ma non mi sento solo io o mi sento solo io? Ah, ecco, cioè, ragazzi, scusate. Chi non si sente? Camilla è censurata? O era il problema in generale, non si sentiva l'audio? Penso che siccome era in generale, credo. Cioè, non in generale, scusate, era per Camilla. Il mio microfono. Vi sentite tutti? Allora, okay, ah, ok. Va bene. Okay. Bene. E tornando al film Working Girl, in cui troviamo un Tom Ford in ottima forma, e Harrison Ford, scusate. Non lo stilista. Sostanzialmente la trama è questa: nella New York degli anni Ottanta, quindi ora. Sì, infatti. Questo si sente? Si sente? Si sente, ragazzi, feedback? Dai, non si sente? Nemmeno. No. Impossibile, no? Non lo so. Si sente? Sì. Okay. Mi prendo. Allora, la protagonista ogni giorno si sposta dalla periferia al centro di New York per arrivare nell'ufficio dove fa la segretaria nel mondo dell'alta finanza, e la vicenda inizia con lei che viene licenziata per la quarta volta in 4 mesi perché continua a subire molestie sul posto di lavoro, ed è molto contenta quando la spostano nell'ufficio gestito da una donna. Quindi molto prima di #MeToo. Sì. E quindi viene spostata in questo ufficio guidato da una donna, e lei è estremamente contenta perché dice: cavoli, finalmente qualcuno che riesce a portarmi avanti e con cui posso lavorare bene. Lei nel frattempo frequenta le scuole serali perché vorrebbe diventare lavorare anche lei nel mondo della finanza. Se non fosse che la sua nuova capa si mostra estremamente gentile e disponibile, le chiede di lavorare insieme e poi le ruba l'idea del progetto che la protagonista le aveva proposto. E quando la nuova capa parte per andare in vacanza sulle Alpi a sciare, si rompe la gamba, e a quel punto la protagonista decide di farle un furto d'identità, sostanzialmente, sostituendosi alla sua figura, e questo lei non lo sa, cominciando anche a frequentare quello che teoricamente sarebbe il fidanzato della capa, che è appunto Harrison Ford. E niente, questo è un film che racchiude un po' tutti gli stilemi classici della commedia romantica, ed è anche estremamente rappresentativo di tutta, diciamo, quella esposizione culturale anche degli anni Ottanta e del messaggio del consumismo, come dicevamo. Esatto, come dice Tommaso. E che però sì, vi raccomando caldamente, perché è estremamente godibile, molto, molto divertente, e la performance degli attori è veramente ottima. Passando poi dagli anni Ottanta ai primi anni 2000, vi parlerei di un film che è ritornato un po' in tendenza su TikTok nell'ultimo periodo, Come farsi lasciare in 10 giorni, con Kate visto Hudson. Visto su Italia U. Ah, sì? Sì, con Kate Hudson e Matthew McConaughey, che non so se sapete, ma ha iniziato come attore nelle commedie romantiche, ne ha fatte diverse nei primi anni 2000, e prima di diventare estremamente apprezzato un po' nei period drama e in film più classicamente considerati come impegnati, ha dovuto faticare un sacco proprio perché... Purtroppo no, però gran film Zoolander. C'è stato un periodo in cui nessuno castava Matthew McConaughey perché
era diventato famoso con le commedie romantiche, quindi non era considerato un attore abbastanza serio. E comunque questo film, che è del 2003, è un po' la classica commedia romantica degli equivoci, perché si incontrano la protagonista Ellie, che vorrebbe fare la giornalista d'inchiesta e invece lavora in questo magazine per donne, a cui viene assegnato un pezzo in cui lei cercherà di spiegare tutti gli errori che fanno le sue amiche ogni volta che vanno agli appuntamenti, uscendo con un ragazzo e riuscendo poi a farlo innamorare e a lasciarlo in 10 giorni. Allo stesso tempo l'attore, il personaggio interpretato da Matthew McConaughey, per ottenere diciamo un ruolo importante nella sua azienda, che dovrebbe essere assegnato a due sue competitor donne, scommette di riuscire a far innamorare una donna in 10 giorni, e guarda caso si incontreranno questi due personaggi, e per tutto il film ci sarà questa, diciamo, crescendo di comicità e assurdo, perché i ruoli tipicamente maschili passano a Andy, e invece Matthew McConaughey è sempre lì continuamente a rincorrere la ragazza che si comporta come una pazza e distrugge la sua serata con gli amici, fa scenate a non finire, e lui arriva a proporle di andare in terapia e lei non sa più come farsi lasciare. Quindi ovviamente il finale delle commedie romantiche lo conosciamo tutti, ma questo film è estremamente divertente, e la chimica fra i due attori protagonisti vale la visione, secondo me. Passando poi invece a un film più recente che ha avuto abbastanza un seguito tra i soliti spettatori di romcom, ma è un po' meno conosciuto al pubblico generalista perché non è stato proiettato in sala. Sì, è vero. Sì. Come Tommaso, fai TikTok? Ne approfitterei per lo spammino. Beh, sì, ma facciamo tutti TikTok qua dentro. Infatti, seguiteci su profilo TikTok della radio, Radio Eco trattino basso Unip. Grazie Tommaso. Assolutamente. Sacchetto. Esatto. L'ultimo film di cui vi parlo è più recente, appunto è del 2018, che si chiama Set It Up, e lo trovate su Netflix, e ci sono come attori protagonisti Joy Dutch, che è un volto abbastanza ricorrente negli ultimi anni per quanto riguarda le commedie romantiche, e Glenn Powell, che probabilmente avete visto in Top Gun Maverick, è l'attore quello biondo. E tornando al discorso di prima di Matthew McConaughey, lui ha recitato in questa commedia che ha avuto molto successo, ma non si sta limitando a fare semplicemente commedie romantiche, proprio secondo me per evitare il fenomeno di cui sono stati vittime tanti altri attori prima, esatto, di lui, quindi sta variando un po' sui generi. E anche se Set It Up è una commedia romantica un po' degli equivoci, estremamente divertente e molto dolce, molto tenero il rapporto che si sviluppa tra i due protagonisti, che sono due, il segretario e la segretaria, di due persone molto influenti, e che non riescono ad avere una vita perché sostanzialmente sono a disposizione dei loro capi 24 ore su 24. E quindi a un certo punto si alleano, decidendo di orchestrare questo incontro, questo appuntamento tra i loro capi, perché pensano che se finalmente riescono a farli mettere insieme potranno avere del tempo per loro. E ovviamente mentre organizzano tutti questi incontri e progettano la vita sentimentale dei loro capi nel miglior modo possibile, cominciano a sviluppare dei sentimenti l'uno per l'altro. E quindi anche questo film che trovate su Netflix è caldamente consigliato, e potete recuperarlo molto facilmente. Grazie. Prego. Adesso tocca al padrone di casa. No. Non c'è nessun padrone, contro il consumismo. No, contro i padroni. Sì. Esatto. E no, niente ragazzi, allora io qua gioco in casa. Non ho sentito il nome, come si chiama? L'ultimo, sì. Set It Up, e il titolo italiano, ve lo dico subito, è Come far perdere la testa al capo. Ok, grazie.
Allora, diciamo che io gioco un po' in casa. Allora, nel senso, sono un grande estimatore, insomma, perché io in fondo sono molto sensibile. No, un animo puro. Un animo puro. Sono. No, vabbè, mi piacciono le commedie romantiche, i film romantici, perché li vedo un po' come quei comfort film, un po' così, insomma, quando un film leggero, insomma, mi preferisco vedere una commedia romantica. Romantico, quindi comunque è stato, diciamo, molto difficile scegliere, perché veramente ho un paio di film che veramente, insomma, vale la pena consigliare, però insomma devo scegliere solo tre, quindi non ho, allora faccio una menzione d'onore, insomma, prima non ho inserito Crazy Stupid Love, nonostante valga la pena, insomma, se no è un botto. Non ho inserito, Tommaso, prima io dicevo One Love con Anne Hathaway. One Day, secondo me. One Day, sì, One Day. E Jake, non l'ho inserito, appunto, sì. Non l'ho inserito perché, appunto, no. Ho inserito di meglio. E un'altra menzione d'onore va fatta a un anime. Anzi, due. Un anime, insomma, come serie, dico proprio serie anime, che è Oregairu, che io ve lo consiglio, insomma, perché veramente è forse l'anime più profondo che racconta proprio a livello molto filosofico il rapporto dei primi amori liceali, insomma, delle persone un po' più introverse che vengono etichettate in determinato modo. Tipo qualcuno pico. Esatto, pure, esatto. Che noi ci dissociamo naturalmente da Boku no Pico. Sì, sì, sì. Non, si scherza. Però, attenzione, ti danno dell'uomo di cultura. E dopo I Want You Hit Your Pancreas. Per chi lo conosce, insomma, penso che da recuperare. È da recuperare. Ma ci sono tanti, insomma, Your Line Apple. Comunque, anche nel lato anime ne potrei parlare per ore. Quindi, I Want Your Pancreas, che se volete farvi due piante. No, Nicolò. No, Nicolò. Fai il lead. Esatto. Fai il Paolo. Faremo un versus. Esatto. Mentre, rientrando, insomma, nella mia top 3, ho inserito come primo film, ho messo uno dei miei film preferiti dal tema, che è 500 giorni insieme, o sarebbe in inglese 500 days of summer, esatto, perché si rifà, ecco, questo, diciamo, è una cosa che non ho sopportato, la traduzione del titolo dall'italiano all'inglese, perché diciamo si gioca un po' sul fatto che la ragazza protagonista insieme la ragazza protagonista si chiama Summer, e quindi, insomma, sarebbe questo gioco di parole. Questa traduzione è brutta quasi quanto Se mi lasci di cantare. Esatto, pure. Sì, sì, sì. Altro menzione d'onore, insomma, ragazzi, non scherziamo. Assolutamente. Eterna Sunshine of the Spotless Mind, che è il verso di un poema. Esatto. Bellissima la traduzione italiana del titolo. Al che, insomma, in italiano, appunto, si chiama 500 giorni insieme, che non c'entra nulla, però hanno tradotto il nome della protagonista da Summer in Sole. Diciamo che non, è una cosa che non ho apprezzato, però, diciamo, parliamo di un film che ormai ha un paio d'anni, insomma, è del 2009. Ora, non mi ricordo, io con i nomi degli attori sono scarso, quindi leggo gli attori, che sarebbero, io se ricordo, David. Tipo il regista David, è Mark Webb, può essere. No. Mentre l'altra ragazza è interpretata da Zooey Deschanel. Ecco, una cosa che ho apprezzato molto di questo film, che lo dice stesso il film all'inizio, che non è una commedia romantica, cioè, nel senso, è una commedia romantica, ma racconta la cruda realtà, insomma, di come può essere una relazione, mentre magari nelle commedie romantiche noi ritroviamo sempre il lieto fine, insomma, la classica storia, indirizzato al microfono, ok, la classica storia
si innamorano, alla fine poi nemici, poi si fidanzano, no, e finisce sempre... Regista, ho visto adesso. Luce e Vino. Chi è? Tipo il regista è Mark Webb, ah, okay. Di Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man, infatti, la cosa più figa di quei film era proprio il rapporto che c'era tra Peter Parker e Gwen Stacy, quindi beh, sì, no. Deve essere bravo. No, no, lui è molto bravo, se sapevo che fosse lo stesso regista. Al che, insomma, quindi, non al stesso nel film, ma non vuole essere catalogato come una commedia romantica, perché appunto... parliamo di un della cruda realtà, ecco. Infatti, insomma, parliamo di questo ragazzo che si innamora di questa nuova stagista, che si chiama appunto Sole. E fa di tutto, insomma, per diciamo farsi notare. Celebre, insomma, la scena dove ascolta gli Smiths, insomma, esatto, nell'ascensore. Colonna sonora molto bella, perché quasi tutte le musiche sono degli Smiths, insomma, così appunto degli Smiths. Anche il pezzo audio, le battute che si scambiano in ascensore, esatto. Esatto. Grazie, sai che schifo, sì, la mia fanbase mi ama, grazie. Anch'io faccio parte di quella fanbase. e quindi, ecco, quindi Sole, diciamo, una ragazza che non vuole una relazione. Non vuole una relazione, infatti, nonostante inizia a dare corda a il nome lo dice chiaramente che non vuole. Esatto, una non relazione. Dice chiaramente. Ora non mi ricordo nel Tom, ecco. No. Ma lui non le crede. Lui non le crede, lui si convince che stanno insieme effettivamente, al che poi, insomma, ci rimarrà di merda, ecco, non vado oltre, non vado oltre. Apprezzo molto, diciamo, in questo film alcune scene che sono girate veramente da Dio. C'è una scena, non contestualizzo per non fare spoiler, ma c'è una scena dove completamente, diciamo, si splitta lo schermo e da una parte troviamo la realtà, insomma, come stanno andando i fatti, e dall'altra parte troviamo invece come Tom insomma, ha immaginato, insomma, quei fatti. Ecco. Che figata! Sì, esatto. Anche perché, se non ricordo male, il film non procede proprio in ordine temporale. No, esatto, ci sono, esatto, dei salti. Esatto, sì. Troviamo 200 giorni, poi magari giorno 1, cioè, insomma. Si va avanti e indietro. Esatto. E segue anche, insomma, le stagioni, perché, diciamo, c'è questo richiamo appunto dalla... Insomma, faccio uno spoiler, dall'inverno alla primavera, potete immaginare, perché... All'estate, scusate. E quindi questa scena, diciamo, poi si conclude con un bellissimo, con una bellissima transizione, con una musica molto suggestiva di Tom che se ne va, insomma, per la città, insomma, in solitudine, e piano piano la scena diventa uno schizzo, perché Tom ha sempre voluto fare l'architetto, però, insomma, ha preferito lavorare, insomma, in un negozio di biglietti, di un'azienda che fa biglietti d'auguri, da visita. Quindi, diciamo, ecco, me lo sento di consigliare se volete trovare una commedia romantica un po' inusuale, nel senso, se non volete la classica storia, se volete la cruda realtà, io ve lo consiglio pienamente, ribadisco, è uno dei miei preferiti. Se volete piangere da quello, se volete piangere, esatto, perché, insomma, se vi aspettate il lieto fine, non è il film che va per voi. Secondo film. Qui Tommaso ride perché sa. Her. Allora, Her, altro mio, uno dei miei film preferiti, con uno dei miei attori preferiti, con Joaquin Phoenix. Diciamo, qua è un tipo di amore diverso da quello che ritroviamo nelle commedie romantiche o nei film romantici in sé. Perché non è una storia d'amore tra una persona, tra un umano e umano, ma è tra umano e macchina. Come se Tommaso oggi si innamora di Siri. È successo. È successo. esatto. E comunque, quindi, nel senso, abbiamo un'interpretazione anche in questo caso di Samantha, che sarebbe appunto la...
dire, tra cioè, l'intelligenza artificiale che è programmata appunto per diciamo accompagnare le persone sole, perché siamo in un futuro dove diciamo la tecnologia ha preso piede, come ha portato in, diciamo, ha portato alla solitudine, alla reclusione del singolo, diciamo, a favore della tecnologia. Esatto, sì, esatto. È effettivamente esatto, quello che paradossalmente non, cioè, non dico, sta succedendo, ma quasi. Tipo, da poco c'è questa applicazione retrica che è spaventosa. Da retrica, c'è la foto. Sì. Retrica. No, sbagliato. No, retrica. No, sbagliato, non era retrica. Era replica. Replica. Ah, replica, ok. Praticamente è un'intelligenza artificiale con questo avatar che costruisci tu. E ci devi parlare, c'ha un software di linguaggio da questo punto di vista pazzesco, perché sembra di parlare con una persona che si modella in realtà sulle domande che le fai. Esatto, che è lo stesso concetto, insomma, che troviamo con Samantha. Samantha che è la voce di nell'originale è la voce di Scarlett Johansson, e in italiano non so se è la stessa doppiatrice. In italiano è no, come si chiama? Che è la solita, no, non è la solita. No, si chiama Bella Ramazzotti. Infatti, sì. Il doppiaggio italiano orribile, perché c'è, vabbè, sì, c'è lei che parla il romano. Diciamo che un'attrice, vabbè, pure io vorrei avere un'intelligenza artificiale che ha la voce di Scarlett Johansson, perché insomma non si scherza, ragazzi, su queste cose. Però direi, insomma, quindi di parlare, insomma, qual è il punto forte di questo film? Il punto forte di questo film, appunto, è questo rapporto tra uomo e macchina, uomo e tecnologia, che è appunto, come dice l'economico di solito, ma almeno tanto, a che porterà appunto, diciamo, un uomo solo ad essere solo più solo, cioè, non solo più solo, di essere ancora più solo, esatto. C'è la lettera finale, insomma, che, insomma, senza fare spoiler, anche se è uscito da un bel po', quindi, insomma, ragazzi, non scherziamo, però comunque, c'è la scena finale con la lettera di Theodore, che insomma, sarebbe Phoenix, che veramente penso che è da privit, diciamo, le parole, insomma, che no, scriverà, insomma, si sa chi, però. Poco fa si stava anche parlando del fatto che questo film, assieme a Lost in Translation, esatto, di Sofia, sì, Coppola, è come se fosse una sorta di dittico. Entrambi, perché sono la reciproca risposta ad una relazione che c'è stata tra i due registi, fondamentalmente. Tra l'altro, sono questi tradizioni che penso che si intendono di essere scelto e di essere menzionato. Sì, menzionato assolutamente. E io lo scelgo perché è assolutamente. Chat, voi preferite avere un'intelligenza artificiale con la voce di Tommaso o Scarlett Johansson? Io direi Tommaso. Ma io sarei nel dubbio su questa scelta, cioè, Johansson forse un po' meglio, esatto, io Michela Ramazzotti, beh, ok, sì, no, fa la cacio e pepe, esatto. Sapete, comunque, già la risposta, esatto, Mosca, visto che ti è piaciuto tanto, sì, 500 giorni insieme, vi consiglio un altro film che è molto molto conosciuto in Italia, non so neanche se è stato tradotto, con Jesse Samberg, l'attore che Nicolò, penso che è il toscano, penso che sei tu. Parla dritto, insomma, così, sì, perché come sì, okay, sì, sento pure io, sì, ti sento pure io. Boia di dicevo, Andy Samberg, l'attore che fa Brooklyn Nine-Nine, che ha fatto diverse commedie romantiche. Su Prime Video, che mi è piaciuto. Brava, sì, è carina. Sì. E questo è più un film romantico, una, sì, commedia romantica, si chiama Celeste and Jesse Forever, e il film inizia con questa coppia di, diciamo, i classici fidanzatini del liceo che si sono sposati, innamoratissimi, che però alla soglia dei 30 anni stanno divorziando, e poi, cioè, questi sono proprio i primi 5-10 minuti del film, che poi va avanti ed è bellissimo perché ci sono dei dialoghi, si piange un sacco, ed è molto sulla linea di 500 giorni insieme. Io ci ho ritrovato un sacco di similitudini. Grazie, per questo consiglio, ne trarrò sicuramente beneficio. Beh, ultimo film,
che rientra insomma nella mia triade, è il lato positivo. La grande cast, devo dire, con De Niro, Jennifer Lawrence e Bradley Cooper. Bradley Cooper, insomma, che viene ritrovato spesso nelle commedie romantiche. In Crazy Stupid Love è lui, insomma. Bradley Cooper. Non mi ricordo. No. Il padre di... Allora, perché, diciamo, l'attore, vabbè, quello Ryan Gosling c'era. Ryan Gosling con Emma Stone. Esatto, sì. E il padre è l'attore che fa The Office, che non mi ricordo mai come si chiama. Vabbè, nemmeno io. Comunque, ecco... Vabbè, sì, esatto. Che sempre di Bradley Cooper, sempre un film da citare, sarebbe A Star Is Born, che ho rivisto anche recentemente. Steve Carell, grazie. Cioè, esatto. A Star Is Born, insomma, che... Il terzo remake. È vero, la Star Is Born non è originale, è il terzo remake. Dell'originale. No, è meglio di quello con Barbara Streisand. Beh, vabbè, diciamo, addirittura? Secondo me sì, cioè, li trovate personalmente, finali. Ecco, a me piace, Lady Gaga, mi è piaciuto molto. Sì, mi è piaciuto molto. Cooper che fa il rock americano, il classico, il country boy. Esatto. Quindi dicevo, il lato positivo che parla insomma di questa relazione, di questa conoscenza tra, ora non mi ricordo il nome dei personaggi nel film, tra Bradley Cooper, il nome dell'attore, tra Bradley Cooper, che è appena uscito da, diciamo, da un centro di cura psichiatrico, perché diciamo ha avuto problemi di gestione della rabbia, diciamo, dopo, diciamo, il divorzio con la moglie, e sviluppa questa specie di ossessione, come se lui fosse, cioè lui, secondo lui, diciamo, è convinto che tornerà insieme alla moglie una volta che è guarito, insomma. E, mentre dall'altra parte troviamo Jennifer Lawrence, anche lei con problemi psicologici. Non mi ricordo che se viene specificato o era scritto, esatto. Vedova e comincia sì, a uscire con molti uomini, promiscua, esatto, e sì, andare in depressione, esatto, sì. E in mezzo troviamo insomma De Niro, che è il padre insomma di Bradley Cooper nel film, e quindi diciamo in questo caso, diciamo, che si sviluppa su questa trama dove devo menzionare insomma una bellissima monologo di una bellissima scena che, di Bradley Cooper e Jennifer Lawrence, che sono all'interno di del classico drive, no, si chiama Bar, American Bar, insomma, diner, ecco, grazie, psico diner, dove appunto c'è Jennifer Lawrence, che è un certo punto di matto, e, insomma, è una, diciamo, un'interpretazione che insomma ne vale la pena. Diciamo il punto forte, insomma, di questo film, insomma, quello che mi è piaciuto appunto è come vengono trattati insomma i disturbi mentali all'interno insomma di una relazione. Perché in questo caso poi effettivamente le due cose tendono ad annullarsi, no? Uno, diciamo, l'uno migliora l'altro. Poi vabbè, giustamente c'è la, diciamo, forse tra i tre film, questo è quello più classico, insomma, con il lieto fine, eccetera, insomma, con il finale, insomma, che è già scritto all'inizio del film, insomma, si sa come... Che rispetta un po' i classici della commedia. Grazie, Elce. No, vabbè, è difficile, non è... spiegare, ecco. Al che insomma, quindi mi piace proprio quindi questo questo trattare del l'audio va e viene. Prendere questo microfono, ormai è uno scambio di microfoni. È il CE, mi senti? Gioco delle tre carte. Esatto. È il CE. Chat. Vabbè, feedback. Dicevo, insomma, per chi magari non si è, ok, magari non si è sentito bene. Dicevo, quindi il punto forte di questo film, a mio parere, quindi come viene trattato, vengono trattati i disturbi psicologici all'interno, insomma, di una relazione che appunto tende, in questo caso all'interno del film, tende una nulla dell'altro. Insomma, quindi poi ritroviamo la classica solfa dei film romantici, quindi con il film, con il finale, diciamo, già scritto a praticamente 10 secondi dall'inizio,
E quindi insomma, questo ve lo consiglio anche perché comunque c'è all'interno, cioè, De Niro, e quindi ogni film di De Niro va visto, perché anche se ha un diciamo un ruolo secondario, se non sbaglio è tipo un fan decisamente, esatto, esatto, e diciamo esatto anche insomma alla fine fa pure una scommessa, una mega scommessa proprio da ludopatico, sì, esatto, una partita, tipo non ho scatenato, esatto, non ho scatenato, sta per caso, come si chiama? Stagista per caso, esatto. Che c'è anche Anna. Anatole, esatto. Insomma, tutti i film con De Niro vanno visti, anche se c'è appunto un ruolo secondario. Presenti miei. Come? Presenti vabbè. Miei, vabbè. Ecco, anche questo, diciamo, vanno citate. Certo, certo. Siamo quel film che invece pare che abbia fatto un ruolo da protagonista con quelli gentili. Quello sempre con Steve Carell. Ho capito, ma non mi ricordo come si chiama. Siamo alcune chat, cioè, esatto. Crisi del 2008, Steve Carell, Banchieri. E poi pure ultimamente ho recuperato Limitless, che non l'ho mai visto. Ah, Figino. Se si sentisse. Nicolò. No. Indirizzato, Nicolò. Mannaggia. Indirizzato. Parla indirizzato, così, dritto. Ah. Dritto per dritto. Ok. La grande la scommessa, grande, sì. La grande scommessa. Mi sa di sì. Grazie, e quindi insomma questi sono i miei tre film preferiti. Certo. Beh, allora che facciamo? L'idea che ci avevo alla fine, sì, sì, la vogliamo, sì, fare, sì. Nicolò, portaci allora, un po' avanti. A quanto pare, spero che mi si senta, sarò protagonista in quanto ascoltatore passivo. Nicolò, più dritto, sì, più dritto. Okay. In quanto ascoltatore. Aspetta, magari scaliamo. Perché sì. Ok. Sarò protagonista in quanto ascoltatore passivo di una spiegazione del Marvel Cinematic Universe. Vai. Esatto, bene. Perché la prossima puntata sarà con su Ant-Man, si spera anche con... Sì, con ospiti, vabbè, no, non spoileriamo. Vabbè, non anticipiamo, ok, esatto. Ok. Sì, sì. Però Nicolò fa presente... diciamo non è dentro questo mondo e quindi lo inizieremo noi. Ha delle lacune. Esatto. Okay, di vent'anni ormai. Ma quali film hai visto? Ma io ho visto il primo Avengers. Esatto, Talomo. Ah, però, dai. Poi non si può considerare... Già la fase 1, via. Sì. Non so se si può considerare parte di questo schema, però gli Spider-Man di Raimi l'ho visti. Più o meno, più o meno, sì. Sì, ok. Poi... ho visto sicuramente altro, però adesso mi viene in mente. Ho visto Guardiani della Galassia. Bello. Che d'altronde sono uscita ora a maggio, mi pare. Aprile. Guardiani 3? Aprile o maggio? Mi sa maggio. Okay, vabbè, comunque prossimamente. In primavera. Sì. Sì. Mi pare di aver visto il primo Doctor Strange, non vorrei dire per una sciocchezza. Ah sì, sono i migliori. Eh beh, allora diciamo hai la base. Hai la base, hai sì, la base. Sì, sì, sì. Poi siamo lì, basta. Ah, ok, quindi ho perso un orecchio. Pratica fase 2, fase 3, fase 4 alla fine. Okay. Quindi fase 2 da cosa si parte? Io mi metto qua, lascio a voi. Allora io direi insomma fase 2 scusa, pensando che stiamo parlando di Ant-Man. Ah, ok, perfetto, grazie. Attenzione. L'avevo fatta quando avevo Camilla fatto ci viene in aiuto. Guardiani a maggio, grazie Mario. Quindi contando che Avengers l'ha visto praticamente è come se avesse visto tutta la fase 1, perché in Avengers anche The Winter Soldier, Ant-Man America, il primo l'ho visto. Potresti Ant-Man. Vedere il secondo, che è molto bello, molto bello. Se vuoi un po' approfondire. No, scusa Mario, hai ragione, il cesso. Che non ricordo i nomi dei registi, ma i due registi di Winter Soldier, esatto, che hanno fatto diversi, cioè si vede che hanno fatto diversi action, perché appunto The Winter Soldier è estremamente utile. Sì, sì. È praticamente una storia di spionaggio, cioè potresti non metterci Capitan America e sarebbe un film pazzesco. Sì, sì. Su due spie, delle spie. Hai visto il primo Avengers? Sì. Quindi c'è da recuperare... È presente... Hai presente lo Shield?
cos'è? Sì, sì. Ecco, in The Winter Soldier si scopre che lo SHIELD fa schifo. Praticamente ci sono i nazisti. Sono dei venduti. Esatto, esatto. I nazisti dell'Hydra, del primo Capitan America, quindi Teschio Rosso e la roba lì, sì, nel corso degli anni si sono infiltrati dentro lo SHIELD e l'hanno corrotto. Esatto, l'hanno corrotto dall'interno. Quello è il film in cui si scopre questa cosa. Che poi, quindi a sto punto magari partiamo dal primo Ant-Man, che mi pare che è della fase 2. Vabbè, poi... Allora, stesso anno sono usciti Age of Ultron e Ant-Man. Perché poi Ant-Man lo ritroviamo pure in Civil War. Esatto. Quindi è nella fase 2. Esatto, sì. Quello sì. Sempre fase 1. Sì. Tanto Ant-Man a fine fase 2, quindi si può anche... Ma io direi Avengers, Age of Ultron, Ant-Man, sì, e non so, poi... anche Thor Ragnarok magari. The Winter Soldier è bello, vero? Sì. Vabbè, tipo The Winter Soldier alla fine è molto legato a Age of Ultron via dei due gemelli. Sì, sì, esatto. Praticamente nel mentre che hanno corrotto lo SHIELD, quelli nazisti dell'Hydra, hanno sequestrato anche due gemelli della Sokovia, questo paese che è tipo filo russo, un po' non esiste. Che prendono il nome di... Banda e... Maximov. Maximov. E Pietro Maximov. Sono due gemelli al quale hanno fatto degli esperimenti genetici attraverso la gemma... qual era? La gemma della mente. La gemma della mente. Quella di Visione. Sì, quella di Visione. Cosmo e Wanda, bravo il boss. Esatto. Fra l'altro loro due sono il crossover, diciamo, tra gli Avengers e gli X-Men. Esatto. Esatto. Perché sono parenti, mi pare, con Wanda, o no? No, sì, perché Wanda fa parte degli Avengers, ma è anche un... Ah, ok, sì, è vero. Però qua, io mi ricordavo parentele con... Tipo nei fumetti è figlia di Magneto. Esatto, sì, mi ricordavo con qualche parentela all'interno. E servirà da collegamento poi. Ho capito che lo SHIELD è stato corrotto dall'Hydra. Esatto. Esatto, qui hanno fatto degli esperimenti genetici con la gemma dell'anima, che è tipo un manufatto cosmico, che ha il potere di alterare la mente, se non mi sbaglio, no? Sì, una delle pietre dell'infinito. Esatto, che ti danno, praticamente se le raccogli tutte come fossero le sfere del drago di Dragon Ball, ottieni l'onnipotenza. Esatto. Quindi hanno fatto degli esperimenti su questi. Una prende il potere del controllo della mente e della telecinesi, l'altro invece diventa velocissimo, è tipo Flash, praticamente ha la super velocità. E qui, secondo me, si potrebbe arrivare direttamente a... Dopo Age of Ultron si vede il primo Ant-Man... Direttamente Age of Ultron, quindi Age of Ultron poi trova sempre, c'è la guerra, insomma, no, quella dopo, mi sa Civil War dopo Ant-Man, cioè Age of Ultron, Ant-Man e Civil War, esatto, cioè, quindi fin qui la banda degli Avengers sono ancora puliti, i buoni amici da Barbie, esatto, primo film. Bravo. Fino a Civil War, perché già più o meno in Age of Ultron si vede qualcosina che non torna bene, qualche screzio tra di loro. Vabbè, in Age of Ultron c'è, cioè, Tony Stark, sai chi è Tony Stark? Vabbè, certo, mio padre, sì, esatto, con Bruce Banner, padre. Bruce Banner che è verdone, incazzato, okay. Genio, Mark Ruffalo, bravo, esatto. bravissimo, ormai è dentro, costruiscono un'intelligenza artificiale. Che ha il potere fondamentalmente di quello che è l'intenzione all'inizio, di creare una sorta di armatura all'Iron Man intorno al mondo, quindi una sorta di sentinella che faccia il lavoro degli Avengers quando loro non possono. I droni di eBay, praticamente. Bravo. Dovevano proteggere, come capito appunto di proteggere, è come uno schema che doveva proteggere la Terra, insomma. Esatto. Ma che succede? Succede che, come diciamo nei migliori film dove ci sono appunto un'intelligenza artificiale in mezzo, prendono il controllo, perché poi non mi ricordo, sono passati un po' di anni che l'ho visto, che poi diciamo è con le stesse tecnologie Stark dopo Iron Man 3, mi pare. Sì, sono proprio bollati, esatto, diciamo, nel bollino Stark esatto. La
tecnologia gli sfugge davvero. Esatto. Esatto. Infatti questo che è un po' di getta un po' le basi dopo anche per Civil War. Esatto, gioca a fare Dio, ma gli va a fare perché esatto. Gli Avengers si dividono proprio fra quelli che vorrebbero, diciamo, accettare una sorta di controllo statale sui loro esatto. poteri per sull'identità. Evitare che ricapiti qualcosa come Ultron e altri perché... che invece sono per la e si finirà per i patti di Sokovia. Esatto, sì. E questo perché in Age of Ultron il robottone che crea questa intelligenza artificiale gli sfugge di mano e per fermarla effettivamente muoiono un sacco di persone, perché comunque ci sono dei danni collaterali nella lotta finale con questo robottone che si crea, e quindi da lì, Ultron, come dicevano, Civil War con i patti di Sokovia, ovvero controlliamo questi supereroi perché combattendo fanno casino, in poche parole. Quindi cerchiamo di capire chi sono, l'identità gliela togliamo, e da lì si creano due fazioni, come si stava dicendo. Capitano America, da una parte, che era insomma contro i metodi di Tony Stark. Esatto, Capitano America. Naturalmente può... Iron Man, diciamo, prefigura un po'... Più confuso di prima. Naturalmente Iron Man, diciamo, prefigura un po' il consumismo americano, vero Tommaso? Sì, sì, sì. Sì, naturalmente esatto. Iron Man Stark reazionario. Esatto, esatto. Lo statale. Capitano America è il Musk di turno, cioè esatto. che crede un po' nella tecnologia, in che cosa può portare, eccetera. Esatto. Sì, diciamo. Cose confuse da colpirsi da solo. Sì. Come, come conclude Civil War? Quindi, Capitano America... di Sokovi. Capitano America che vuole che si mantenga la legislazione precedente, Tony Stark invece che si sente in colpa perché Ultron l'ha creato lui e che vuole invece i fatti di colpi di Sokovia. Quindi si combattono fra di loro in questo parcheggio bellissimo, Civil War, una scazzottata nel parcheggio, ma va, quella è un'altra cosa. E sì, infatti, anche io avrei fatto una fatta. Vabbè, e quindi che succede? Capitano America diventa un fuggitivo, Tony Stark invece diventa, niente, torna a essere Tony Stark. Ancora non hanno trovato il One Piece. Servo dei militari. Esatto, diventa servo dei militari. Non vorrei dire cavolate, che da questo momento effettivamente non esistono più. Esatto, e qui sì, sono spaccati, cioè esatto. tornano insieme per eventuali e future esatto. battaglie, ma non c'è più. Non parliamo quel più senso di Avengers di poi, esatto. Quindi, se ho capito bene, ha vinto Stark, ha vinto la gestione della tecnologia. Sì, come sì, nei migliori, sì. diciamo, in America, naturalmente vince il consumismo. Esatto. Diciamo, i poteri forti. Esatto. Sì, infatti tutto. Diciamo gli Avengers che erano dalla parte di Captain America alla fine del film vanno un po' sotto copertura e spariscono dal radar. Esatto. Esatto. Da qui troviamo appunto la decadenza di Captain America che non diventa esatto. insomma troviamo poi l'ultimo film di Endgame, esatto, che non si chiama più come si chiama? Capitano America Captain senza America. Ah, Nomad diventa. No. Esatto, no. Nomad. Esatto, vabbè, grazie. Quelle, sì, le chicche per e Civil War è anche il primo film in cui Ant-Man compare con tutti gli altri supereroi e partecipa alla battaglia. Chi è Ant-Man? No. Spieghiamo chi è Ant-Man. È vero, sarà il prossimo film. È un omino, un ex ladro, Scott esatto. Lang praticamente. Cosa lo differenzia dall'eroe di Ben 10? Niente, solo che materia grigia rete. Vabbè, pure lui è uno scienziato. Però lui, Scott Lang, è un ladro. Sì. Un giorno si infila dentro la casa di questo scienziato, esatto. E diventa una tuta, scopre che sta tuta, esatto. Lo fa rifiutare. Poche parole, gli dona la forza di una formica, perché le formiche riescono a mantenere. Sì, bravo, sì, bravo, sì. esatto. E niente, questo lui sconfigge il cattivone di turno, controlla la tuta, fa amicizia. No, il Mosca, spoiler. Spoiler. Non avrei potuto farlo. Esatto. E in Civil War scopre, oltretutto, che oltre a rimpicciolirsi può anche ingigantirsi. Esatto. E quindi ecco chi è. E questo è anche. Esatto. Poi, nel mentre... Poi nel Capitano America si vedono vabbè, Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther, Thor Ragnarok, dove ritroviamo Hulk nello spazio. Esatto. Come ci è finito Hulk nello spazio? Perché se n'è andato In Age of Ultron, esatto. Lui viene controllato da Wanda, sbrocca di testa, fa casino anche lui. Quindi in quel film tutti gli eroi fanno casino. Redenzione. Ma la domanda, ma invece il film di Doctor Strange dedicato al multiverso, io ho sentito le critiche nei confronti di quel
film e pareri molto negativi. No, cioè, no, 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 Nicolò. È bellissimo, non bellissimo, gli devi credere. Oh, spacca. È bellissimo, è bellissimo. Bellissimo, stupendo. A me è piaciuto, cioè, secondo me è tra i migliori. A tinte un po' horror, sì, molto, esatto, molto bello. Beh, il regista è Sam Raimi. Devi aspettare, esatto, il cinema. Okay. Non ti devi aspettare il cinema di Sam Raimi, però appunto, nel suo piccolo. Però si vede un po' la mano, si vede la mano. La disponibilità, l'autorialità. No. No, è, cioè, che varia comunque un po' dagli stilemi proprio classici dei film della Marvel, che è uno dei motivi per cui anche, non so, Eternals non è piaciuto molto, e anche qui si era riproposta poi la stessa cosa. A me è piaciuto, è un film, esatto, molto valido. Questo film è molto strange, dove si trova Jason, cioè lui sta da parte di Stark, ma poi diciamo ancora queste fazioni, diciamo, poi si perdono. Lui non c'era ancora come personaggio dopo Civil War, esatto, e si perdono perché compare un potere più forte, esatto, bravo, compare un potere, bravo, più forte da dentro, sconfiggere, che è Thanos, e arriviamo, esatto, al primo, al terzo Avengers Infinity War, dove appunto Thanos raccoglie tutte le gemme dell'infinito. Duce? No, si scherza, avevamo l'infinito, fra cui la gemma della mente di cui parlavamo prima, di con, esatto, Banda e Pietro. Thanos, che è, diciamo, dei Guardiani della Galassia, ricordiamo. In quasi tutti i film hanno introdotto una gemma, tipo quello che hai visto tu, il primo Capitan America, esatto, Tesseract, vengono abrogati, se effettivamente hai ragione. Sì, cubo cosmico lì, quella era la gemma dello spazio. Niente, distrutta, diventa una gemma e si infila. Thanos praticamente si infila a questo guanto. No, quello no. E con tutte le gemme. Sì, vai. No, vabbè, finisci il discorso sulle. Beh, in ogni film viene introdotta una gemma, esatto, e queste gemme, se raccolte tutte insieme nel guanto dell'infinito, onnipotenza, danno l'onnipotenza, e quello che sta cercando di fare Thanos, che è il cattivo di Avengers. E poi è cattivo, è buono, ha un nobile scopo. Uno scopo. Ovviamente lui vorrebbe dividere a metà tutta la popolazione dell'universo. Perché siamo tante. Esatto. Che c'è la sovrappopolamento universale con cui vuole schioccare il dito, dividere a metà, e questi sistemi ha fatto anche cose buone. Invece di raddoppiare la Terra e le sue risorse, decide di dimezzare la popolazione. Vabbè, sono scelte. Coerenza logica. Una domanda più carattere. Vai. Ma il progetto Marvel Cinematic Universe ha una figura di riferimento che si occupa della. Esatto, sì. Il dio, esatto. Chi è? Kevin Feige. Okay. È lui che è come fosse il regista di tutta l'operazione, esatto, è un direttore creativo. Volevo fare un parallelo con Oda, e volevo chiedere, spesso Oda viene accusato di, come ti posso dire, lanciare degli ami su alcune cose che introduce all'interno di One Piece e che poi successivamente riprende e riformula nella logica che sceglie dopo, una volta che questi nodi arrivano al pettine. Beh, oddio. E questo succede anche nel Marvel Cinematic Universe, oppure si ha una direzione. No, io direi, secondo me direi no, cioè nel senso dipende. Esatto, cioè ti lascia, diciamo, generalmente se si aprono le questioni, diciamo, si aprono effettivamente per un fine, nel senso ora vedremo Kang. Perché sappiamo effettivamente dove poi andrà a parare. Cioè, secondo me, perché ad esempio, se ti ricordi il primo Avengers, non so se eri arrivato al punto da vedere anche la post-credit finale. Sì. Lì, ad esempio, si capisce in realtà che l'intenzione che c'era dietro era un po' diversa rispetto a quella che poi c'è stata. Cioè, Thanos dice letteralmente, arrivano a sfidare la mano della morte, praticamente. Sì, mi ricordo che mi confuse quella scena perché... magari cercavo un proseguimento di quella scena lì. Poi, perché effettivamente nei fumetti, ad esempio, Thanos c'ha questo obiettivo non per il nobile scopo di dividere a metà la popolazione, ma semplicemente perché è innamorato della morte, che è un personaggio nei fumetti, e quindi vuole darle questo regalo, ovvero più vite possibile. E poi nei fumetti troviamo le guerre galattiche, perché sì, è un casino, è diverso. Si capisce in realtà con quella, con quella frase lì che un po' l'intenzione era quella. Poi vabbè, sono cambiati i registi. Grazie. Si sente che sei cambiato. Io, penso io.
sono cambiati i registi, che sono cambiate le intenzioni, soprattutto poi anche in realtà questa cosa che hai detto tu si vede un po' nella fase 4, perché... Forse l'unico momento in cui ho notato un po' questa cosa, che sembrava ci fossero tanti rimandi, stessero aprendo tante cose nella serie di Loki. Che poi, oddio, usciva, nel senso... Ma che usciva un episodio ogni settimana, quindi chi lo vedeva, diciamo, in contemporanea faceva un sacco di ipotesi. Ah, ok, hanno messo quello che stanno non per hai visto stanno per introdurre personaggio X e poi... Cioè, perché allora, comunque la materia di riferimento dei fumetti è estremamente ricca. No, vabbè, assolutamente. E ovviamente devono fare una scelta andando a selezionare magari i fan hardcore proprio dei fumetti. Poi, scusami, Camille, nel senso, almeno in Loki comunque ha aperto scenario del multiverso. Sì, in Loki è stato introdotto Kang la prima volta. Sì. In She-Hulk è il problema. Che vengono aperte tante questioni che non porteranno a nulla. Che l'ho vista più come un esperimento. Ma assolutamente, a me è piaciuto. A me è piaciuto molto, però... e l'ho presa più come, diciamo, una prova di regia e di genere, che come un pezzetto narrativo che per introdurre il personaggio e divertirsi. Sì, no, vabbè, questo sì, però là c'è più la tendenza di vengono introdotti Thunderbolt, o dove si arriverà. Cioè, secondo me si è seguito forse quell'aspetto che hai detto tu, senza però contare al fatto che le persone guardano anche questi prodotti per i collegamenti che ci sono, per la storia che raccontano, quindi ad esempio WandaVision dal mio punto di vista è più un buon compromesso tra la sperimentazione e il voler WandaVision raccontare. Secondo me una delle serie più belle degli ultimi anni in generale, non solo all'interno della Marvel. E invece poi volevo fare un'altra domanda. Quali sono le tre tematiche precedenti a questo film, anche che sta uscendo adesso, e future in riferimento a che cosa potrà dare Ant-Man, che uno deve avere a mente sempre? Diciamo che è un film importante, Nicolò. Importante. Quindi dici cosa ti devi ricordare se vai a vedere questo film. Cosa mi devo ricordare e che cosa mi devo attendere. Ok. Allora, prima eravamo arrivati al fatto che c'era sta guerra contro Thanos, che ovviamente è stata vinta. Quindi Thanos viene sconfitto attraverso dei vari viaggi nel tempo, che aprono però un'ulteriore problematica, ovvero il fatto che c'è questo multiverso. Esatto. Varie dimensioni in cui, tra l'altro, c'è una versione malvagia di quello che sarà il nuovo cattivo di questa fase e che sarà anche nel film di Ant-Man. Che lo rivediamo, cioè la prima volta esce in Loki, appunto. Esatto, esatto. Ovvero Kang. Esatto, Kang. Il problema di questo qui è che c'è una sua versione in ogni universo che ha lottato contro gli... casino con la sua... Semplice da spiegare. Diciamo, ci sono tanti Kang che hanno combattuto a vicenda e credo che appunto a questo punto sia rimasto solo uno. Il Kang del nostro universo, da quello che ho capito io, perché poi hanno fatto un casino della Madonna, vabbè, ma sicuramente ci sarà ha isolato... la nostra linea temporale / universo da tutti gli altri, nel quale nel mentre c'è questa guerra che infuria tra tutte le versioni alternative di questo cattivo. In Loki Kang viene ucciso e cessa l'isolamento da tutte le altre, da tutti gli altri universi, e quindi tutti gli altri Kang si riaprono. Esatto. Motivo per il quale nell'ultimo Spider-Man riciccia fuori il Tobey Maguire, Andrew Garfield. E poi niente, adesso c'è questo cattivone in Ant-Man e si dovrebbe scoprire che cosa vuole fare, in poche parole. Vuole dar via la dinastia, come ci dice il trailer. Esatto. Beh, io non so, suggerirei magari prima di andare a vedere questo terzo, magari almeno Avengers Endgame, la serie di Loki, per capire un po', cioè alla fine non è lunghissima. No, vabbè, sono un po'. Ma mi sembrava di averne sentito bene la serie di Loki. No. Bella. Carina, nel senso è leggera, piaciuta stilisticamente. Cioè richiama, si ispira chiaramente tanto a Doctor Who. C'è la scena di Pompei, ci sono proprio dei chiari riferimenti, però è carino. Diciamo che alla fine il problema dell'universo condiviso, che è anche un po' la sua forza, è proprio il fatto di essere condiviso, perché è una cosa rivoluzionaria in realtà nella storia del cinema, anche il fatto che hanno lanciato appunto questi film che sono tutti interconnessi. Esatto. Però la gestione è particolarmente complessa. Infatti il problema di Loki è, da una parte, che come serie in sé c'è anche delle tematiche molto carine,
tipo il concetto d'amore, rimanendo in tema, che veicola. E, però allo stesso tempo apre un botto di problematiche per quanto riguarda i collegamenti, perché da lì, da Loki in poi, il modo in cui hanno spiegato il multiverso è costantemente diverso. Fondamentalmente ogni film c'è una propria interpretazione, esatto, e quello è il problema appunto della gestione. Penso che alla fine quello più fedele sarà quello che abbiamo visto in Doctor Strange. Esatto, che ci sono semplicemente degli universi alternativi, mentre in Loki hanno giustificato sta cosa con una diramazione delle linee temporali che va talmente tanto a ramificarsi da creare degli universi alternativi. E io no. Quindi, cioè, esatto. Credo di aver capito qual è il ora, diciamo, quale sarà appunto in Ant-Man 3? In Ant-Man 3 entrano appunto nel mondo quantico, ok? Questo mondo quantico, non ho capito che cazzo è sinceramente. Cosa c'entra Kang col mondo quantico? Praticamente il mondo quantico che è un concetto... Penso che a questo punto l'abbia creato lui, il mondo quantico. Il mondo quantico è un concetto che c'è nel primo Ant-Man, ovvero esatto. È un mondo che, praticamente impicciolendosi tantissimo, finisce in un mondo che è diverso dal nostro. Una sorta di dimensione tasca del nostro universo. Sì, quindi... è più piccolo dell'atomo ed è talmente piccolo da avere leggi fisiche completamente diverse, è difficilissimo uscire dal mondo quantico e cercare. Uno dice guardo Interstellar per confondermi, no, basta, guarda sta roba e poi è uguale. È come il Napoli, non so, è un po' come il Napoli. Quindi l'hanno già reso il mondo quantico. Esteticamente, cioè l'hanno sì. Già... Beh, diciamo come lo vedremo ora. Esatto, ora sarà proprio visto approfonditamente perché il nemico viene da là e quindi sarà lì la maggior parte. Che poi, insomma, momento di teoria. All'interno del trailer vediamo questi anelli che si muovono all'interno di questo mondo quantico che richiamano molto, molto, esatto, gli anelli. E ti dirai, e chi è Shang-Chi? Credo di aver visto una pubblicità che mi ha esatto, è vero, anche nel a me no, per niente. Oh, no, no, ma boh. È c'è il cattivo che è un coglione, cioè, non lo so. Cioè, Shang-Chi che si collega in The Marvels, che vedremo, che sarà un casino. Invece quello di The Marvels. Tanti nuovi, diciamo, di un po' tutti i supereroi, allora, attenzione, che hanno introdotto nella nuova fase, esatto, soprattutto con serie TV prima che alla fine noi un film dedicato. Ora ti abbiamo detto la macro trama, Capitan Marvel, tantissimi supereroi nel mezzo, Capitan Marvel, la sorella, la sorella della Vedova Nera. Ah, c'è la nuova Hawkeye, esatto, come si chiama? No, io dico proprio, abbiamo visto la serie? Sì, Miss Marvel. Miss Marvel, esatto, sì. Lei. E poi, insomma, sì, Miss Marvel. Povero Nicola. Penso anche Daredevil. Daredevil sarà la serie, non lo so se... non so perché l'hanno reintrodotto, potrebbe esserci. Comunque, a questo punto che lo vedrò e vedendolo... cercherò di valutarlo come in qualsiasi film di fantasy. Allora mi sa che rimarrà molto deluso. credo sia doveroso. Sì. Beh, diciamo che secondo me non esatto. È il giusto approccio, ecco, perché... Vedilo molto cazzo, nel senso come se stai vedendo un cinepanettone. Esatto. Cioè, è come andare tipo al McDonald's e dire... voglio mangiare cracco, capito? Esatto. Cioè, devi staccare la testa. Però mi immagino questo film. Sì, ecco, che poi, nel senso, io ho molte aspettative, Nicolò, nel senso perché è un film molto importante per, diciamo... la storia generale. Esatto. Perché appunto viene introdotto quello che vedremo, diciamo, alla fine, perché sì, questa... il cattivo dei prossimi Avengers. Perché questa grande fase, queste grandi fasi, diciamo, finiranno con due Avengers. Esatto. Prima Kang Dynasty, mi pare. Sì. The Kang Dynasty e poi Secret War. Esatto. Quindi già puoi immaginare Kang Dynasty, quindi sarà Kang. Mentre in Secret War non si sa se effettivamente sarà Kang o meno, o Dottor Destino. Chi è Dottor Destino, Nicolò? Ma lo so per cultura generale. Ah, ok, bene. Allora, perché tu devi sapere che c'è una saga di fumetti. Tommaso, prossimo villain dell'MCU. Ah, perfetto. C'è una saga di fumetti che prende il nome di Secret Wars. Che sono due, esatto. Una degli anni 90, sì, 80. 80, non mi ricordo, è uno dei anni 2000, insomma, dove appunto c'è questo
cattivone che è appunto Kang. No, aspetta, sono... Kang che crea un universo. Diciamo è un po' complicato. Una domanda che non c'entra niente: Into the Spider-Verse è parte di questo schema? Volendo sì. E poi l'abbiamo visto. Cioè, effettivamente, quando ci sono le transizioni. Doctor Strange quando viene da un universo animato, esatto, c'è un universo animato che dicono appunto sia quello di fai conto che ora è tutto collegato, esatto, però anche molto dilatato, esatto, esatto. Sony è appunto la Marvel, insomma, è con la Sony, diciamo, ormai è collegato dal momento in cui è subentrato Amazing Spider-Man. Spider-Man, i diritti sono della Sony e ogni volta che compare un film della Marvel è perché hanno rinegoziato i termini e pagato la quota della Sony. Esatto, così viene canonico anche il videogioco, perché ritroviamo nel trailer che esce lo Spider-Man del... Esatto. Di, non mi ricordo, si chiama la saga su PlayStation. Sì, vabbè, comunque sì, quello di... Com'era? Insomniac. Lo Spider-Man, esatto, Insomniac. E cos'è che stavo dicendo? Ah sì, che poi vabbè, appunto Sony c'ha i diritti, se non mi sbaglio, sugli incassi, mentre Marvel detiene il merchandise, quindi sono spartiti i personaggi, esatto, in questo modo. Come stiamo spiegando Secret War a Nicolo, dove appunto ora non vorrei sparare cavolate. Cioè... Nei fumetti, praticamente, se non ricordo male, Kang e Destino collaborano all'inizio. Creano... Destino lo mette in quel posto di Kang. E crea questo universo, esatto, alternativo chiamato Battleworld, in cui che poi vabbè, tutta questa saga è nata fondamentalmente dalla necessità che c'è sempre nel mondo fumettistico del concetto del multiverso, che è un concetto difficilissimo da gestire, e quindi alla fine creano queste crisi multiversali nei quali ricominciano da capo. Sono sì, c'è uno spider multiversale pesante fondamentalmente, e quindi questo mondo che viene creato dal cattivone di turno è un mondo in cui gli eroi dell'universo Ultimate, che è un altro universo nei fumetti, e di quello classico, si ritrovano a convivere, creando poi, nella conclusione della saga, a seguito della sconfitta del cattivo, un universo nuovo in cui alcuni eroi dell'Ultimate sopravvivono e rimangono nel classico, e altri si fondono, creando altre versioni o mantengono la storyline precedente. A proposito di multiverso, sei Elce, dici. Ma allora... Quanto a ciò, quanto spesso magari storie risalenti anche agli anni 90, agli anni 80, di determinati supereroi vengono... Sì, c'è e non mi è piaciuto. Cioè, non è che mi è piaciuto. E magari rivalorizzate o anche, non lo so, valutate all'interno dei film che non ho visto. Per adesso molte. Perché c'è tipo la Infinity War Endgame, che è proprio tratto da una storia degli anni 80, se non mi sbaglio. Infinity Gauntlet, comunque Thanos, però alla fine vengono pesantemente rimaneggiate, perché alla fine sono un po' figlie dei tempi che erano. Eh no, perché io avevo il pregiudizio che invece si imparasse una strada. Ultimamente stanno riabbracciando la, diciamo, anche per esempio la serie di Wanda riprende la linea narrativa di House of M, esatto, che è dei primi 2000, se non ricordo male. Dove ha, diciamo che era stato un più grande turning point, e in House of M erano usciti un po' i grandi Avengers, il gruppo classico, e si erano introdotti, diciamo, dei nuovi Sì, un momento, diciamo un momento di pausa, normale. Avete visto Everything, sì, Everywhere, All at Once, a proposito di multiverso? Avevo letto, non lo so, un po' di tempo fa, anche un'intervista di due registi che si lamentavano perché dicevano di quanto avevano iniziato a lavorare al film nel 2017, mi sembra, e che poco dopo era uscita la seconda stagione di Rick e Morty, in cui c'era il multiverso, sì, poi erano usciti l'hanno puttanato un po'. Cioè, e ogni volta che usciva qualcosa di nuovo a tema multiverso, dicevano no, vabbè, ci stiamo mettendo troppo, ormai è tardi, che lo facciamo uscire a fare. Poi nel senso, è gestito bene il fatto del multiverso all'interno del film, però non mi ha fatto impazzire, a me è piaciuto tanto. No, anche a me, cioè, nel senso, l'ho visto, ma non lo rivedrei. Secondo me mescola molto bene tanti generi, sia dal punto di vista della sceneggiatura che dei costumi, e questo sì. Supporter sono bravissime. Non deve vincere l'Oscar, Nicola, perché l'Oscar, dopo aver visto l'isola, i spiriti dell'isola, secondo me. Secondo me merita gli spiriti dell'isola, ma più che altro perché
secondo me può essere uno di quei film un po' di nicchia, un po' sottotono, che potenzialmente, tornando al discorso che abbiamo fatto la settimana scorsa, che appunto potrebbe, dico, come però lo merita, almeno qualche premio alla fotografia, qualcosa merita, anche se no, vabbè, fotografia no, perché c'è Avatar, penso che... Tanto Five è la prima volta, quindi in qualche modo è stato... No, tanto vincerà, perché potrebbe 28, vincere tanto top, vincerà miglior film, sicuro. No, comunque, tornando un secondo a Everything, sì, arriverò alla tua. Ho trovato dal punto di vista visivo un bellissimo spettacolo. Oh, visivo, sì. Con degli spunti anche molto interessanti, per esempio la scena dei sassi. Ah, bellissima. Cioè, secondo me era molto interessante anche per diciamo. Forse la durata. Su quello sono d'accordo. C'ha dei picchi emotivi bellissimi. Esatto. A me ha dato soltanto un po' fastidio la ridondanza di certe scene. Bravo, cioè, ecco, bravo. È un film molto lungo. Ma secondo me poteva durare di meno. Esatto. È lungo inutilmente, secondo me, perché alcune alla fine è un po' un combatto con quella, ripetuto, di continuo. Diciamo tutta la parte finale con la fine. Parte sì, la parte finale, no, ma mi è piaciuto tantissimo, al massimo poteva durare di meno. Sì, però diciamo non lo definirei un film impegnato, ecco, quello no. Non è da un punto di vista anche concettuale, non è un film impegnato, un film abbastanza, possiamo dire, generalista, anche per determinate conclusioni. Non c'è niente di male, è un film che può essere, cioè può trovare la comprensione di tutto. Qualcosa particolarmente dei contenuti, diciamo, anche se poi è anche parecchio quadrato e poi di testa nello scheletro di tutto il delirio. Cioè, a me è piaciuto molto per come diciamo, rappresenta in modo così in modo così assurdo, certo. E un po' diciamo altalenante il rapporto complicato tra madre e attraverso vari generi, cioè è un film di intrattenimento, ma l'ho trovato interessante anche dal punto di vista del linguaggio. Molto bello. Comunque, diciamo che possiamo mettere, una bella chiacchierata. Ringrazio la chat. Partecipazione, ci ha aiutato anche nei problemi tecnici, assolutamente. Supporto da casa, il bello della diretta, il quinto membro di Cineco. Ciao, bello questo. Grazie. Abbiamo fame. Allora, io direi di augurare un buon San Valentino a tutte le coppie, anche chi sono, magari chi è single. Sì, a tutti. Un buon San Faustino, non so se la pensate cornuti o meno, non lo so ancora. Vabbè, comunque, nel senso, non con Antonio. No, allora, noi non discriminiamo l'orientamento sessuale, non ci dissociamo. Ma da cosa, no? Beh, sì, Tommaso, la voce è molto radiofonica. Comunque, auguriamo un buon San Valentino a tutti. Buona giornata a chi non è fidanzato. Questa sera inizia Sanremo, ragazzi. Esatto, è vero, ragazzi. Forse siamo un po' in ritardo. Le 9. Ah, ok. Ma c'è la partita, gioca la Juventus pure. Ragazzi, io vi saluto. È iniziata la Juventus. No, Nicolò, per piacere, non entriamo in certi argomenti. Magari parliamo un giorno di film... Anche Ted Lasso, Ted Lasso, Ted Lasso, Ted Lasso, facciamo una puntata a Ted Lasso, sì. Magari come essere adesso. Bello, sì, mi piace. E vabbè, dai, comunque, colgo l'occasione per recuperarla. Che... Esatto, ne va la pena, è abbastanza scorrevole. Chi gioca a quanto faremo? Allora, io ho messo Capitano Mengoni, poi due, diciamo... personaggi che potenzialmente mi possono dare soddisfazioni, che sono Grignani e Rosa Chemical. Ok. Con Macose e poi Will. Ah, sì. Smith? Non Will, ma con la zia. Io, Carlo Conti, alla sinistra. 3-5-2. Io ho messo Tananai. Capitano. Capitano, poi Articolo 31, con la pesce di Martino. Okay. Sembra forza Grignani, sai che scrive. LDA, okay. E i cugini di campagna. Ok.
E il Ceci dice Giorgio Grignani, Sattei, Colazio, Anna Ozza. Tu Tommaso, quando saremo? 17. No, perché... ok, Nicolò. Impossibile vedere una puntata. Ok. Bravo, sono d'accordo, sono d'accordo. Perfetto. Allora, quindi vi auguro buon San Valentino, buon Sanremo. Buon Fantasanremo. Buon Fantasanremo, buona partita per chi è juventino. E noi ci vediamo tra due settimane con appunto a tema Marvel. Ciao ragazzi. Ciao.